Adamo è diventato come uno di noi, perché ora possiede la conoscenza del bene e del male. Non potrà più mangiare dell'albero della vita e vivere in eterno. Io l'ho cacciato dal giardino dell'Eden. Adamo ed Eva vennero vestiti da Dio, che li privò della beatitudine e della gloria del paradiso per farli vivere nel deserto. Dio decise di proteggere l'entrata al giardino e l'accesso all'albero della vita e comandò ai cherubini di sorvegliare l'entrata e alla spada dalla fiamma guizzante di sbarrare la strada all'albero della vita. Il Signore Dio non passeggiava più con loro alla brezza del giorno. Così seminarono i campi e attesero che crescessero grano e frutti. Costruirono una casa per proteggersi dal sole e dalla pioggia. Poi Eva partorì il primo figlio. Lo chiamarono Caino. In seguito Eva partorì un altro figlio e lo chiamò Abele. Anche lui era sano e forte, ma anziché lavorare nei campi, diventò un pastore. Si occupava degli animali che Adamo ed Eva allevavano per avere latte e lana. La loro vita scorreva tranquilla